Musica, come ti è nata? Ma prima di entrare in seminario già ero musicista e scrivevo canzoni, però di musica leggera italiana. Avevo vinto anche dei concorsi, delle cose, e facevo parte di un gruppo, si chiamavano i Sud Dance, ci chiamavamo i Sud Dance, e facevamo musica più o meno di Pino Daniele, dei Pooh, così, di queste cose qua. Poi a un certo punto è arrivata la vocazione, pensavo di dover appendere al chiodo la chitarra, e invece poi dopo i 5 anni di seminario un mio amico mi disse: ma perché le canzoni che scrivi per il Signore non le metti in un disco e invece di fare la solita bomboniera fai una Quindi una diciamo cassetta. La vocazione è nata tardi età? Alla musica prima, la vocazione è a 22 anni è venuta. Cosa ti ha spinto a seguire questa scelta? Ma innanzitutto prima non mi facevo proprio la domanda se Dio c'era o non c'era. Un giorno è scapitato che una mia amica disse che andava in missione e si faceva suora. Non è che io ci avessi qualcosa, non la conoscevo bene sta ragazza, però la scelta che lei fece in quell'attimo mi folgorò. Mi fece fare la domanda: ma Dio esiste? Fa fare una scelta così? E mi decisi a voler conoscere Gesù. E incominciai insomma a frequentare un corso per catechisti, incominciai a frequentare l'Azione Cattolica. Un giorno partecipai ad un incontro di Azione Cattolica e vendevano dei libretti. Uno di questi si chiamava proprio, aveva il titolo Tu conosci Gesù? E me lo so beccato. La musica serve a avvicinarci a Dio? La musica sì, secondo me sì, perché contiene tutto, contiene la bellezza, il buono, il bello, il vero, contiene tutto, e quindi sì. Grazie, grazie. Sì, serve per avvicinarci a Dio, sì.